Ciao a tutti, nel video di oggi vi faccio vedere la ricetta per la torta più veloce del mondo. È veramente veramente velocissima, infatti oggi ve lo proverò, faremo tutto quanto in un attimo, è perfetta per quelle volte in cui avete bisogno di qualcosa di gustoso per colazione, una merenda diversa dal solito ma non avete né tempo né voglia. Questa è la ricetta per voi e abbiamo scoperto essere una ricetta tipica della Sicilia, infatti la ricetta originale si chiama pan d'arancia, è una torta appunto con le arance, buonissima, e io direi di iniziare subito. Per prima cosa vado a tagliare un'arancia, metteremo l'arancia con tutta la buccia, quindi mi raccomando utilizzate delle arance non trattate, questo mi sembra ovvio ma è sempre bene dirlo. La vado a tagliare per eliminare eventuali semi che ci possono essere all'interno, quindi tolgo anche il picciolo. E la vado anche, già che ci sono, a tagliare a pezzettoni, in questo modo si frullerà meglio. Quello che dovremo fare non sarà altro che mettere all'interno l'arancia. Per fare questa ricetta quindi vi serve solo un frullatore. Andiamo ad aggiungere le uova, lo zucchero, l'olio di semi e le mandorle, che come vedete sto mettendo con tutta la buccia perché hanno molte fibre. Chiudiamo e frulliamo. Intanto che il frullatore va e sminuccia bene tutto, approfitto per oliare e infarinare uno stampo. Ho già messo un pochino di olio di semi all'interno. Spalmo bene, io utilizzo uno stampo a ciambella, ovviamente potete utilizzare lo stampo che volete, un plum cake, una tortiera classica, quello che vi piace di più. Dopo pochi minuti tutti quanti gli ingredienti si sono frullati bene, ovviamente questo dipende dalla potenza del vostro frullatore, quindi quando vedrete che il composto sarà diventato omogeneo potete andare ad aggiungere la farina. Io sto utilizzando la farina tipo 2, va benissimo anche una farina integrale. Aggiungo anche il lievito. Richiudiamo e facciamo frullare un'ultima volta la farina. Mi raccomando, questo è un passaggio importante, dovete frullarla veramente pochissimo, quindi basta un minuto, serve soltanto ad amalgamare appunto la farina con tutto il resto degli ingredienti. Se frullate il composto per troppo tempo, la torta potrebbe diventare un po' gommosa, questo perché si sviluppa il glutine. E perciò frullate pochissimo, questo è proprio il mantra di questa torta, veloce veloce, e andiamo. Quindi appena vedete che il composto è omogeneo potete staccare, io avrò frullato proprio come tempistiche 30 secondi più o meno e possiamo versare dentro. Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti, come sempre vi consiglio prima di togliere la torta dal forno la prova a stecchino. Guardate che meraviglia, ve ne taglio subito una fetta anche per farvi vedere quanto è soffice. Guardate un po'. Ha un profumo d'arancia molto intenso, davvero delizioso, questo anche grazie alla buccia che è molto molto aromatica. Non preoccupatevi perché la parte bianca in realtà non dà assolutamente fastidio poi all'interno della torta, però se avete delle arance con molta parte bianca potete togliere la buccia, eliminare un pochino di parte bianca e poi andare a mettere nel frullatore appunto la buccia arancione e la polpa. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace, così ci aiutate a crescere e se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!